Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale La Cronaca ha catturato il latitante Vincenzo Confessore. Era a cena in un noto ristorante a Mergellina con la moglie. L'uomo, considerato elemento di spicco del clan Fezza De Vivo di Pagani, era l'ultimo soggetto sfuggito alla cattura. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Salerno. Il primo servizio di oggi. Gli hanno fatto completare la cena in un noto ristorante di Mergellina, dove era andato con la moglie, ma questa volta per lui lo scontrino finale è stato più salato del dovuto. Ad attenderlo per porre fine alla sua latitanza c'erano gli agenti della squadra mobile della Questura di Salerno, diretti dal vicequestore Gianni Di Palma, che lo hanno catturato. È finita così ieri sera l'irreperibilità per Vincenzo Confessore, 45 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, latitante di Pagani, ricercato dallo scorso 2 dicembre, quando sfuggì assieme al 33enne, il fratello Daniele, e ai Fezza al blitz che smantellò il clan Fezza De Vivo operante a Pagani e nelle zone limitrofe. L'uomo, che era irreperibile dallo scorso 2 dicembre, è stato individuato dai poliziotti della squadra mobile unitamente agli uomini del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore e della compagnia della Guardia di Finanza di Cava dei Tirreni nella città di Napoli, all'interno di un noto ristorante ubicato nel quartiere Mergellina. La Polizia di Stato di Salerno, a completamento di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, ieri sera ha proceduto all'arresto di Confessore, al quale gli vengono contestati, in concorso con altri, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Anche il fratello Daniele, come Vincenzo Confessore, si era reso latitante, ma è stato arrestato lo scorso mese di aprile nel corso di un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza di Salerno in un appartamento nel quale si era rifugiato di un ampio complesso immobiliare nella frazione San Pietro di Cava dei Tirreni, dove alla vista dei poliziotti si lanciò da una finestra. Con l'arresto di Vincenzo Confessore, che ieri sera non ha opposto resistenza agli uomini della mobile diretti dal vicequestore Gianni Di Palma, di fatto sono stati assicurati alla giustizia tutti i latitanti dell'operazione del 2 dicembre scorso. La costanza e la perseveranza nell'azione investigativa porta ai risultati e questo è un ottimo risultato che la Polizia di Stato celebra oggi. Il confessore era sfuggito alla cattura nel mese di dicembre? Sì, era sfuggito, però la mano della legge e la mano dello Stato è sempre presente, l'attenzione dello Stato è alta e la dimostrazione che oggi si è chiuso il cerchio. Non è la prima volta che queste catture di latitanti avvengono d'estate, sebbene scappino dal territorio, tentano di evitare gli arresti, poi alla fine si muovono in località di vacanza e di svago. Ogni persona ha il diritto di farsi le ferie, in questo caso ha fatto le ferie ma non ha calcolato che la Polizia di Stato e le forze di polizia erano dietro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ha invece formulato richiesta di rinvio a giudizio per 3 minorenni perché ritenuti responsabili della produzione, della vendita e dell'acquisto di falsi biglietti per gli incontri di calcio Salernitana-Udinese della passata stagione calcistica e per Salernitana-Roma del campionato 2022-2023. I dettagli in questo servizio. Vecchi biglietti modificati nelle generalità attraverso l'utilizzo di Photoshop, modifiche che permettevano di superare senza intoppi l'accesso ai tornelli dello stadio Arechi di Salerno. A denunciare l'accaduto era stata la Salernitana, che aveva sporto denuncia contro ignoti, avviando di fatto l'attività investigativa delle forze dell'ordine. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 3 ragazzi minorenni, RF, MC e AS, queste le iniziali, perché ritenuti responsabili della produzione, della vendita e dell'acquisto di falsi biglietti per gli incontri di calcio Salernitana-Udinese nella stagione calcistica 2021-2022 e Salernitana-Roma del campionato 2022-2023. L'indagine condotta dalla Digos della Questura di Salerno sotto il diretto coordinamento della locale procura presso il Tribunale per i minorenni ha consentito di individuare i ruoli ascrivibili a ciascuno degli imputati minorenni per i quali è stata avanzata
avanzata la richiesta di rinvio a giudizio. L'indagine, che vede coinvolte numerose altre persone, le cui posizioni sono tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha avuto origine dai normali controlli svolti ai varchi di accesso all'impianto sportivo salernitano durante gli incontri di calcio disputati dalla Salernitana. In particolare, durante l'accesso allo stadio Arecchi, in occasione degli incontri di calcio Salernitana-Udinese del 22 maggio dello scorso anno e Salernitana-Roma del 14 agosto 2022, numerosi spettatori, nei confronti dei quali la Salernitana ha poi sporto querela, sono stati trovati in possesso di tagliandi d'ingresso rivelatisi falsi ai controlli elettronici ai gate di accesso all'impianto sportivo salernitano. Una manovra provvidenziale eseguita tempestivamente da un carabiniere ha salvato la vita ad un bimbo di 8 anni. È accaduto ieri a Salerno presso uno stabilimento balneare della città di Salerno. Protagonista dell'intervento salvavita è stato un carabiniere effettivo alla stazione radiomobile della compagnia di Novara, libero dal servizio, che ha soccorso il bimbo di 8 anni privo di coscienza ed in fase di crisi respiratoria. Il militare, richiamato dalle grida di aiuto della madre, ha subito praticato la rianimazione cardiopolmonare, che ha permesso al bambino la ripresa della respirazione autonoma. Il bambino è stato poi affidato al personale sanitario del 118 con un'ambulanza giunta sul posto. Con una breve cerimonia in piazza nel quartiere Torrione in via Parisi, nota come piazza vittime del terrorismo a 41 anni dall'attentato terroristico delle Brigate Rosse, sono stati ricordati gli agenti della Polizia di Stato Mario De Marco ed Antonio Bandiera ed il caporale dell'esercito Antonio Palumbo, che persero la vita quel giorno. Sentiamo. Il quartiere Torrione stamattina ha ricordato nella piazzetta di Via Parisi, ribattezzata Piazza Vittime del Terrorismo, gli agenti della Polizia di Stato Mario De Marco ed Antonio Bandiera ed il caporale dell'esercito Antonio Palumbo, che persero la vita 41 anni fa nel corso dell'attentato terroristico delle Brigate Rosse. Una breve cerimonia alla presenza delle autorità istituzionali, della prefettura, del questore di Salerno Giancarlo Conticchio, del colonnello Luigi D'Altorio, comandante del reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno, del cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco, dei rappresentanti della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dei familiari delle vittime, del vice sindaco di Salerno Pachi Memoli e in rappresentanza della provincia di Salerno del consigliere Francesco Morra. Resta la mancanza, è sempre la mancanza di Mario. Ritornare in questi luoghi fa sempre tanto male, sebbene siano trascorsi 41 anni. Sì, anche se sono passati 41 anni ti rimane sempre. È una persona che non c'è più, ti ricorda dolore, violenza, che non ci dovrebbe essere. Ecco questo. Qual è il ricordo più forte che le viene di quel giorno? A vedere mio marito insanguinato, brutto, è meglio non ricordiamo questi giorni. Sono state deposte 3 corone di alloro, una della Polizia di Stato, una dell'Esercito Italiano ed una del Comune di Salerno, presso il monumento eretto per ricordare il barbaro attentato terroristico che provocò il 26 agosto del 1982 la morte dell'agente di Polizia di Stato Antonio Bandiera e dell'agente scelto della Polizia di Stato Mario De Marco e del caporale dell'Esercito Italiano Antonio Palumbo. Il delitto avvenne intorno alle ore 15 del 26 agosto del 1982 con l'assalto ad un'autocolonna dell'89esimo Battaglione Fanteria Salerno, che dalla caserma Cascino si recava alla caserma Angelucci. All'incrocio di via Amato con via Parisi, 2 autovetture con a bordo i terroristi assalirono il convoglio militare per impossessarsi delle armi in dotazione ai soldati. Il caporale Palumbo, che aveva tentato di reagire, fu ferito gravemente. Una pattuglia della squadra volante, allertata dagli spari, accorse immediatamente sul posto. I 4 agenti intervenuti furono bersagliati da numerose raffiche di mitra. Sì, ricordiamo oggi Antonio Palumbo, ma lo facciamo tutti i giorni perché la caserma d'Avossa oggi è dedicata alla palestra, dedicata al caporale, e quindi un soldato che ha portato fino all'estremo sacrificio, insomma, il suo dovere, compiendo, insomma, morendo in una circostanza veramente tragica.
Sacrifici di ieri non diversi da quelli di oggi, dove si lavora su più fronti, soprattutto in territori dove purtroppo sono ancora in corso le guerre. Sì, il nostro dovere è sempre quello di servire la patria come quando ci viene chiesto. Le operazioni sia all'estero ma anche soprattutto a livello nazionale, le guide anche oggi sono impegnate sul fronte dell'operazione Strade Sicure e Terra dei Fuochi, quindi il nostro dovere non è sempre in linea con quello che ci viene chiesto dal governo. Stamani la cerimonia in piazza, mentre nell'ora esatta della strage, su iniziativa del parroco padre Giorgio Terrasi, il suono delle campane della chiesa di Santa Maria de Martires a Torrione, per richiamare il ricordo dei cittadini del quartiere, mentre stasera la celebrazione di una messa in suffragio per ricordare le vittime della strage di Salerno. E per non dimenticare il sacrificio di questi servitori, il parroco di origini siciliane si è già fatto promotore per il prossimo anno di istituire in parrocchia questa ricorrenza con una celebrazione alla presenza dell'arcivescovo di Salerno. E terribile serata ieri nel carcere di Forni, dove è andata in scena la protesta di due detenuti di origine napoletana appartenenti al circuito di media sicurezza, i quali hanno incendiato la sala dedicata ai magistrati e ad avvocati, intossicati e feriti alcuni agenti della polizia penitenziaria. La denuncia è del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del segretario regionale della Campania Tiziana Guacci. I due detenuti da giorni erano a zonzo presso la rotonda ingresso e solo di sera venivano chiusi nel corridoio della sala giudici avvocati perché si rifiutavano di farsi allocare nelle camere detentive pretendendo il trasferimento presso altri istituti carcerari. Da tempo il Sappe denuncia il clima di indulgenza e tolleranza che viene adottato nei confronti dell'utenza, una gestione da parte del responsabile della sicurezza troppo morbida e permissiva, facendo permanere addirittura per molte ore i detenuti presso la rotonda ingresso, come accaduto nei confronti dei due detenuti che ieri si sono resi responsabili di gravi episodi turbativi dell'ordine e della sicurezza. A seguito dell'incendio di ieri, i tre poliziotti intossicati dal fumo sono andati all'ospedale e altri sono stati curati invece dall'infermeria interna. Sono intervenuti il direttore della casa circondariale di Salerno, il comandante e il personale di polizia chiamato fuori servizio per ristabilire l'ordine all'interno della struttura carceraria. È un nuovo anno scolastico propizio, quello che si appresta a vivere la comunità di Pellezzano, pronta ad accogliere sul territorio nuove strutture e servizi per le famiglie e le nuove generazioni. A dirlo ai nostri microfoni questa mattina il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime del terrorismo. Il primo cittadino della Valle dell'Irno ha annunciato l'inaugurazione del primo asilo nido di fascia 0-36 mesi. Sarà inaugurato il prossimo 9 settembre in via Fravita a Capezzano il primo asilo nido dedicato ai bambini di fascia compresa tra 0 e 36 mesi, mentre il prossimo 28 agosto partiranno i lavori per il nuovo asilo nido della scuola dell'infanzia di Cologna. Prevista anche l'apertura di un centro di cottura che garantirà il servizio mensa agli istituti scolastici del territorio della Valle dell'Irno. È un nuovo anno scolastico propizio quello che si appresta a vivere la comunità di Pellezzano, pronta ad accogliere sul territorio nuove strutture e servizi per le famiglie e le nuove generazioni. A dirlo ai nostri microfoni questa mattina è stato il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, che ha rimarcato l'opportunità offerta per realizzare questi interventi dai fondi del PNRR finanziati dall'Unione Europea in relazione ai progetti della Next Generation. La nostra amministrazione, ancora una volta, ha rimarcato il primo cittadino Morra, dimostra particolare attenzione per l'edilizia scolastica e per la realizzazione di interventi che possano innanzitutto garantire luoghi sicuri all'interno dei quali favorire lo sviluppo e la crescita dei bambini e giovani che rappresentano la futura classe dirigente del nostro paese. Si apre un nuovo anno scolastico e per il comune di Pellezzano ci sono nuovi servizi per le famiglie, soprattutto per mantenere la crescita dei piccoli sul territorio. Siamo a buon punto per quanto riguarda la programmazione del nuovo anno scolastico, a parte gli interventi di manutenzione ordinaria che svolgiamo annualmente con l'adeguamento dei locali anche per il servizio mensa e la pitturazione in maniera colorata delle classi, delle aule dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano. Quest'anno ci sono due importanti novità: il 9 settembre inauguriamo il primo asilo nido
valido 0-36 mesi sul territorio, che rientra nel piano di zona S5 Salerno e Pellezzano, e poi lunedì 28 partono i lavori per il nuovo nido nella frazione di Colonia, denominato il nido di tutto, circa 800.000 euro di fondi del PNR, mentre per quanto riguarda il nido che sarà inaugurato a Capezzano a Via Fravita il 9 settembre, si tratta di un project financing che prevede tra l'altro anche l'apertura di un centro cottura per il servizio mensa sul nostro territorio, due importanti servizi da dare ai cittadini per creare continuità sul territorio. E ci occupiamo invece ora di altri lavori, di lavori di messa in sicurezza aperta a senso unico alternato oggi e domani. La strada statale 163 Amalfitana, chiusa nei giorni scorsi dalle 8 alle 16 per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso colpito da un grave incendio lo scorso 12 agosto all'altezza di Capodorso. Sentiamo. In costiera amalfitana continuano i lavori di somma urgenza dell'impresa Cardine, che con i rocciatori ed i tecnici dell'ANAS sta procedendo alla messa in sicurezza del costone roccioso, messo a rischio dall'incendio che ha colpito la località Capodorso prima di Ferragosto. Attualmente si sta procedendo con l'installazione della rete di sicurezza nel primo tratto interessato. Per quanto riguarda invece i lavori di sgancio di pietre e materiali rocciosi, ci vorranno ancora diverse settimane per pulire l'intera tratta. I lavori di messa in sicurezza dureranno all'incirca 45 giorni, tuttavia, secondo il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, nelle prossime ore potrebbe essere possibile aprire la strada a senso unico alternato e regolata da impianto semaforico. Ed intanto restano garantite le corse del servizio pubblico su percorsi alternativi da parte di Sita Sud e le corse di servizi via mare di Travelmar. In caso di pioggia e mare agitato, invece, la strada resterà aperta. Sono tornato da 5 minuti insieme ai responsabili dell'ANAS e della ditta Cardine. La ditta sta eseguendo i lavori di somma urgenza e stanno iniziando a mettere la rete nel primo tratto, naturalmente, in modo approfittano sabato e domenica di fare questo tipo di lavori. Invece i lavori di sgancio, dove devono cadere ancora tantissime pietre e materiale, abbiamo deciso che li faranno durante la settimana, sempre dalle 8 alle 16. Ma io credo nell'arco di una decina di giorni, se proseguono i lavori così, possiamo fare una riconsiderazione dell'apertura della strada e poi i lavori possono continuare naturalmente a senso unico alternato, ma almeno per un'altra settimana barra due, tra virgolette, è necessario, perché deve scendere ancora tantissimo materiale, tantissime pietre, quindi è necessario chiudere dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 la strada. Poi le do un'altra informazione: io ho sentito da poco anche il gestore dei traghetti, la Travelmar, che fa il servizio dei traghetti, forse martedì ci sarà il cattivo tempo molto forte per il mare, quindi se è così probabilmente ci dobbiamo aggiornare a lunedì mattina. Chiamerò poi immediatamente il prefetto, il direttore dell'ANAS. Se così, se i traghetti non cammineranno martedì, faremo stare la strada aperta martedì come il sabato e la domenica. Però questa considerazione la faremo noi il mattina, vedendo il tempo che arriverà qui al sud, perché come ben sa, da domani a portare veramente un tempo molto brutto al nord e poi deve scendere man mano a sud. Speriamo che non faccia temporale, ma sia un tempo, diciamo, che piove con la massima, diciamo, serenità, senza quei temporali che possono provocare ulteriori danni. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Come dicevamo, il mese di settembre potrebbe essere il mese decisivo per ripristinare sicurezza e viabilità lungo la tratta interessata dalla frana della Badia. Ce ne parla il nostro corrispondente. Settembre dovrebbe essere il mese decisivo per risolvere la problematica relativa alla frana che si è verificata lo scorso 25 marzo in via Michele Morcaldi, a pochi passi dall'abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. La provincia di Salerno infatti sta predisponendo il progetto per la demolizione della parte del costone ancora pericolante,
Per fare questa operazione, come previsto dalla sovrintendenza, è necessario eseguire ulteriori rilievi con il laser scan, ovvero una strumentazione moderna con la quale è possibile rilevare reperti storici e per capire se il muro in questione è veramente di epoca medievale. Inoltre è necessario individuare e nominare un archeologo. Da Palazzo Sant'Agostino fanno sapere che dopo la pausa agostana saranno effettuati tutti gli atti necessari per eseguire gli interventi propedeutici alla messa in sicurezza della scarpata. A quanto pare, inoltre, è necessario procedere ad un'ulteriore ordinanza sindacale che dovrà predisporre lo sgombro dell'area a monte per consentire alla provincia di poter effettuare i lavori accedendo nella proprietà privata. Invece, per quanto riguarda Via Rotolo, dopo l'individuazione del responsabile unico del procedimento, in settimana dovrebbe iniziare l'allestimento del cantiere. E tra poco parleremo di sport, c'è attesa per la gara interna allo Stadio Arecchi di Salerno di lunedì sera, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità, non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio. La Salernitana rifinirà domani mattina la preparazione per la gara di lunedì con l'Udinese. Per il debutto interno in campionato, Sosa resta col dubbio Bradaric. Tifosi pronti a sostenere la squadra, ma resta l'incognita meteo e i soliti problemi irrisolti fuori e dentro lo stadio Arecchi di Salerno. Sentiamo. Vigilia lunga del debutto stagionale interno per la Salernitana. I granata chiuderanno il programma della seconda giornata di campionato dando vita ad uno dei due posticipi previsti per lunedì. La gara con l'Udinese è in programma alle 18.30 e c'è da fare i conti con l'incognita meteo che ripropone il solito elenco di problemi e disagi dentro e fuori l'Arechi cui gli spettatori sono rassegnati oramai. Si spera in interventi risolutivi e si attendono anche novità per la curva nord. I tifosi si preparano a sostenere la squadra che con l'Udinese non sarà ancora nella sua versione definitiva. Bradaric resta in dubbio anche se gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Per la gara con i friulani che potrebbero cedere Beto all'Everton, Mazzocchi è candidato a cambiare fascia. Dovrebbe giocare a sinistra, mentre a destra potrebbe toccare a Castanos. In mezzo al campo, l'Astana, Koulibaly è la certezza. A Roma, accanto a lui, ha giocato Maggiore, che non è disponibile per un problema muscolare. Spazio, dunque, ad altri candidati. Legoschi e Martegani hanno voglia ed entusiasmo. Boinen cerca il rilancio dopo lo stop nell'amichevole con l'Augsburg. In attacco, Candreva, ex turno, sarà l'ispiratore del gioco. Dia potrebbe essere il terminale della manovra. Il suo impiego dal primo minuto non escluderebbe la presenza di Butaem, che potrebbe agire in appoggio. Scalpita Cabral, che sarà convocato. Prima volta alle porte anche per i Cuemesi. In difesa tornerà Pirola. Dopo la partita con l'Udinese ci sarà il rush finale di mercato. Restano da sistemare Simi e Bron. In entrata la Salernitana cerca il vice Bradaric. Jelde potrebbe tornare all'attualità anche per la sua duttilità tattica. In avanti si cerca ancora un esterno e si tratta con Ren per Chouinard. Potrebbe arrivare anche un altro centravanti. Sosa conosce bene il polacco Svideschi. Ieri intanto Boadu ha segnato col Monaco e potrebbe essersi tolto dal mercato. In Francia gli occhi del club si erano posati anche su Baio del Lille. Gli ultimi giorni saranno decisivi.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.